gran ricevimento a Villa La Cava di Perugia da parte del presidente della società sportiva Arezzo, Giorgio La Cava, il sindaco Ghinelli, il presidente della Camera di Commercio Sereni, tutto lo staff della società e della squadra Amaranto non sono voluti mancare per questo momento conviviale all'interno di una storica villa di famiglia. L'occasione anche per fare il punto sull'immediato futuro della società. Praticamente noi qua ci viviamo da sempre, mio nonno comprò questo posto che io dico è splendido, veramente un posto unico, non perché diciamo è il nostro, adesso mia sorella lo tiene egregiamente perché lei vive qua e nel 68, quindi per noi è un gran pezzo di storia nostra. Oggi tutto l'Arezzo, diciamo, l'Arezzo sportiva e l'Arezzo istituzionale è venuta qua e quindi un grande segno, no, di vicinanza, di rapporto che si sta instaurando. E questo mi ha fatto, adesso è arrivato il sindaco, l'ho molto ringraziato perché l'Arezzo mi ha accolto benissimo e spero sempre di dare il massimo. Fare le cose come ho sempre detto seriamente, coi piedi per terra, perché sempre, purtroppo la ripeto sempre questa frase, non mi menate, però dobbiamo sempre ricordarci che il 15 marzo il calcio non c'era più e adesso stiamo vivendo una storia bellissima, anche perché in questi contatti che abbiamo tra allenatori, giocatori che devono venire, tutti aspirano a venire ad Arezzo e questa è una cosa bella pensando come eravamo messi un paio di mesi fa. I tifosi attendono il nome, quanto c'è al nome dell'allenatore? Ma quanto c'è? Il tempo necessario, che oramai siamo in direttore d'arrivo. Non è che siamo indecisi, tutt'altro, è che vogliamo scegliere bene. Quindi abbiamo esaminato molti profili e cerchiamo quello che sicuramente sposerà al meglio il progetto Arezzo. Il progetto Arezzo significa di fare una squadra che avrà uno zoccolo duro, che ovviamente saranno i calciatori con i quali abbiamo già iniziato delle trattative per eventuale prolungamento del contratto e, perché no, tanti bei giovani che noi sapremo scegliere e magari qualcuno di quelli anche che l'anno scorso si sono messi bene in vista nel caso che avremo la possibilità di riaverli nel prossimo anno. Un allenatore che magari rimanga anche non solo una stagione, c'è cioè un progetto di lungo corso? Ma dipenderà da lui, noi sicuramente gli daremo la possibilità, poi starà la società a decidere e sicuramente sarà sicuramente un contratto di un anno con opzione a favore della società per il secondo anno, e questo vale anche per parecchi calciatori che prenderemo, perché non vogliamo dare niente di certo, è il campo che deve poi parlare, è lì che devono venire fuori i risultati, ci devono dimostrare di amare l'Arezzo, di rispettare la maglia e perché no, di vincere le partite, perché poi tutto il resto è bello, ma se non ci vince non si ottiene niente nel calcio.